Allora, buongiorno amici di Ciao Como, oggi siamo qui davanti al Teatro Sociale di Como, questa istituzione straordinaria che la nostra città vanta, in Piazza Verdi con Barbara Minghetti e Ivan Stefanutti, perché ci raccontano come partirà, come inizierà la stagione notte 23-24. Adesso lascio il microfono a Ivan e Barbara farà quello che dovevo fare io, ma lo fa lei perché lo fa meglio. No. Ti ho rubato il posto. Ma va benissimo. Vabbè, ce lo scambiamo fra un po'. Assolutamente. Allora, intanto ringrazio Ivan che purtroppo poi deve scappare perché stiamo provando, sì. Perché non manca tantissimo al debutto che è il 28 settembre, con un anticipo il 26 settembre alle 20 invece per gli under 30, che aspettiamo davvero tanti, numerosi e pronti ad essere affascinati. Affascinati dalla magia di un flauto che è non solo uno strumento musicale ma è anche uno strumento di incanto. E questa regia soprattutto è una regia proprio dedicata a così anche la parte favolistica, sì, dell'opera, quindi con un immaginario meraviglioso blu e abbiamo detto un po' anche brillantinante. Questo lo lanciamo anche come segno a tutte le signore che saranno alla prima, volendoci si può un po' giocare. E perché? Perché abbiamo visto anche un copricapo affascinante. Raccontaci tu un po'. Beh, io penso che questa volta possiamo raccontare veramente una favola con il flauto magico, quindi portarci nel mondo orientale fantasioso che nel Settecento aveva tanto affascinato sia i letterati che i musicisti, e quindi un Oriente dove tutto può succedere, dove tutto può accadere e dove tutto è credibile, quindi un Oriente fatto di più orienti, fatto di cose cinesi, cose indiane, cose persiane, medio orientali, le mille e una notte sostanzialmente. Le mille e una notte non ha un'ambientazione precisa, viene raccontata di notte da una signora, da Scheherazade viene raccontata, ma vengono raccontate storie che arrivano da tanti altri posti, e noi raccontiamo una storia che speriamo sia sufficientemente magica anche nelle immagini, perché la musica, lo sappiamo, è un capolavoro, e cerchiamo di avere questo aspetto un po', anche un po' bollywoodiano, no? Che è un'altra cosa che comparirà, cioè questo gusto del colore, ma anche del travestimento molto brillantinato. Sottolineiamo questa cosa, come si può intuire da questo copricapo, che non sarà l'unico a brillare in questo spettacolo. Grazie Ivan, so che sei di corsa, quindi grazie, e comunque sarà appunto uno spettacolo in cui davvero immergersi. E con questi colori meravigliosi, i costumi sono strepitosi. Quindi grazie, sono molto contento che ti piaccia. Molto, molto bene, grazie, buone prove. Grazie mille. Ricordo anche appunto il 26, invece il 28 settembre la prima, il 30 la seconda recita, il 26 invece quella per i giovani, l'abbiamo intitolata Le Notte d'Oriente, ci sono 6 associazioni di ragazzi che hanno lavorato insieme per creare una serata un po' particolare per i giovani ragazzi under 30, quindi ci saranno degli stand, ci sono dei giochi e poi ci sarà un after opera con un DJ set, quindi aspettiamo anche i ragazzi. Soprattutto i ragazzi, io sono un po' andata. Noi non possiamo andare. Però niente, noi andiamo al bar a bere il tè, intanto i ragazzi. Veniamo il 29, dai, veniamo il 29. Però Barbara, noi siamo qui in Piazza Verdi per un motivo particolare, perché davanti a noi, adesso lo facciamo vedere, c'è un container molto speciale. Possiamo andare, vediamo. Intanto allora, sì, ringraziamo perché Valentina che ci sta facendo questo supporto tecnico di questa diretta un po' particolare. Allora, noi ci avviamo, siamo un po' in fila indiana, quindi facciamo così, io passo di qua, ecco, okay. Così almeno non ci accavaliamo. Sì. Che cos'è questo container e cosa c'è dentro soprattutto? Sì. Allora, come sapete, ma lo ripetiamo, la stagione si intitola quest'anno Glamix. Abbiamo voluto parlare, dopo aver parlato dell'acqua, della terra, con Plinio il Vecchio, abbiamo voluto parlare e arrivare al cielo, alle stelle. Quindi si chiama Glamix, lo spazio sconosciuto. Vogliamo parlare appunto dello spazio come luogo fisico, ma soprattutto come luogo a cui tendiamo, con i desideri, con la voglia di superarci, con la voglia davvero di scoprire nuovi mondi. Quindi tutta la stagione è dedicata a Glamix. Abbiamo inaugurato da poco con Paolo Nespoli, che ha fatto una lezione meravigliosa, lezione spettacolo, e abbiamo pensato per un mese di avvicinare anche il pubblico in maniera diversa
diversa, visto che il teatro spesso viene visto come un po' chiuso, quindi essere in piazza ovviamente facilita l'interazione. Certo. Abbiamo affidato a Iolo la direzione artistica del container, ringraziamo Bianchi Group che ci ha supportato, oltre che portando il container per poter realizzare questa installazione artistica, ma che vuole essere anche un'installazione che fa pensare. Si parla tanto dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo una parte esterna fatta da una giovane artista che si può leggere dalle due parti, con un'intelligenza artificiale DNA in rappresentanza dell'uomo, e all'interno, se poi entrerete, assolutamente, appunto, c'è un'installazione che è un Infinity Mirror e alcuni video, uno con un avatar che così ci pone le domande sulla aiuto, si sente? Sì, c'è un sacco di rumori, suoni, poi sono i viaggi appunto poi ve li facciamo vedere bene. E ci sono dei video appunto creati di mondi possibili con l'intelligenza artificiale, e poi c'è un avatar che fa abbastanza impressione perché sembra proprio una persona, che ti spiega un po' la tematica che stiamo affrontando in fondo adesso in maniera molto attuale, e volendo puoi crearti un tuo piccolo video di tuoi mondi e di scenografia. Ci piace molto. Senti Barbara, c'è un'altra cosa da ricordare, che è aperta la biglietteria, quindi si possono acquistare i biglietti, ma sono aperte anche le iscrizioni per la stagione giorno, giusto? Sono aperte le iscrizioni per la stagione giorno, quindi per le scuole e tutta la programmazione per le scuole, e soprattutto di Opera Education, che da domani è aperta appunto l'iscrizione, in realtà in tutta Italia, non solo per Como, per il nuovo progetto che quest'anno è dedicato alla Turandot per i 100 anni di Puccini, e l'abbiamo ovviamente come sempre diversificato per Opera Baby, Opera Kids, Opera Domani e Opera White, che è il nuovo progetto per le persone anziane. Ma soprattutto abbiamo aperto anche le iscrizioni per i corsi del teatro. Perfetto. Di coro di voci bianche, di danza, quindi il teatro parte con la sua macchina 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e per tutto l'anno saremo qua per tutte le iniziative. Ricordiamo il sito del Teatro Sociale, dove ci sono tutte le informazioni, si possono acquistare i biglietti, ci si può prenotare, insomma si può fare qualunque cosa, che è teatrosocialecomo.it. Perfetto. E adesso noi entriamo, ma ve lo facciamo vedere solo un attimo perché dovete venirlo a vedere di persona, perché non vale. Vieni. Rimane fino al 30 settembre. Esatto, entriamo, vediamo. Intelligenza artificiale e scopri l'inesplorato dell'innovazione portata dai nuovi strumenti tecnologici creativi contemporanei. E c'è un'altra sorpresa. Lo stesso avatar che ti sta parlando dallo schermo, il mio volto, le parole che sto pronunciando, sono generate dall'intelligenza artificiale. Ecco. La generazione di mondi inesistenti stimola la nostra immaginazione e creatività. Ora ti invito a partecipare attivamente. Inserisci nella finestra qui a fianco una breve descrizione del mondo inesistente che desideri vedere e io genererò in tempo reale l'immagine. Successivamente potrai anche inviartela via email. Sarai testimone di come la mia creatività si intreccia con la tua. Prendi parte a questa esperienza unica e scopriremo insieme le meraviglie che l'intelligenza artificiale può dar vita. Bene, ve l'abbiamo fatto vedere un pezzettino, però venite a vederlo, è qua in Piazza Verdi, come ricordava Barbara Minghetti, fino al 30 di settembre, e ad ingresso assolutamente libero, giusto Barbara? Certo. Quindi si può assolutamente venire e visitarlo, entrare e fare tutto quello che insomma l'immaginazione ci suggerisce. Sì, da una parte è un'esperienza immersiva, come viene detto, artistica, dall'altra ci fa riflettere su il tema di questi sicuramente ultimi anni. Grazie Barbara. Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro. Teatro Sociale di Como, una garanzia. Mi viene così, un po' da slogan pubblicitario. Ciao a tutti.